dal Vangelo secondo Matteo. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Le parole che il Signore oggi rivolge ai suoi interlocutori sembrano quasi rivolte a noi. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Anche noi possiamo e dobbiamo andare ad imparare cosa significa volere misericordia e non sacrifici. È più facile, in fondo, e ne facciamo esperienza nella nostra vita, un piccolo sacrificio, magari quello che chiamiamo fioretto, un piccolo fioretto, piuttosto che compiere un gesto di misericordia, compiere un gesto di perdono, compiere un gesto di amore profondo. La misericordia, quindi, sembra essere quasi un sacrificio superiore a quei piccoli sacrifici che siamo abituati o siamo disposti a fare per il Signore, a offrire a Dio. Ma il Signore ce lo dice oggi, Egli vuole misericordia e non sacrifici. Vuole in fondo che la misericordia, l'amore, la carità trionfi su ogni cosa. Vuole che se proprio dobbiamo compiere un sacrificio, se proprio dobbiamo spingerci un po' più in là della nostra volontà, questo sia fatto per compiere un gesto di misericordia. E ci rendiamo anche conto, sicuramente ne abbiamo tutti esperienza, che un gesto di misericordia, pur essendo inizialmente un sacrificio, pur costandoci inizialmente qualcosa, è poi uno di quei gesti, una di quelle azioni che più di ogni altra cosa ci gratifica.